Hi people of YouTube, this is Jack and today we are with Marcus Cron. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi siamo un'altra volta sulle mod di Minecraft e non vi sto presentando Marcus Cron, ma vi sto presentando la Enchant Anvil, la Enchantville. Un gioco di parole fra Anvil e Enchant. Come si crafta questo strumento che ora vi mostrerò? Tre ferri, due diamanti, una incudine e il tavolo degli incantesimi, ed eccola qui. Vedete? È semplice ed è... cioè, non occupa metà blocco, cioè, non occupa... occupa un intero blocco, mettiamola così. Se questa è rettangolare, questa è quadrata. Comunque non era questo che volevo dirvi. Cosa fa la Enchantville? Enchville. Semplicemente, un oggetto incantato, noi lo possiamo deincantare, ma possiamo fare solo una scelta. Vedete? Costerà sempre esperienza togliere qualcosa, ma come vedete possiamo scegliere o il libro incantato o la spada di diamante. Libro incantato. Ho fatto un esempio a filatezza, saccheggio, aspetto di fuoco, indistruttibilità, ma come vedete li ha mantenuti tutti e questo non è un libro casuale, finto, incantato, come può succedere in altri modi, ma questo è un vero libro incantato. Anche in questo caso abbiamo anatema indistruttibilità, anatema e indistruttibilità. Ora andiamo a incantare queste due per esempio. E vedete, è rimasto tutto. Ops. Ecco qua. Come sempre, volete qualcosa, dovrete fare una scelta importante. Io vi do un consiglio, se questa mod vi piace e la volete mettere in un pacchetto mod o comunque volete usarla insieme a tante altre mod, il mio consiglio è, se volete davvero usarla bene questa mod, mettetela in una mod dove potrete trovare tante cose, tra cui una mod, per esempio, non so, una mod di dungeon come il dungeon pack, la better dungeon o qualsiasi altra mod che vi faccia trovare oggetti incantati che voi magari, non so, trovate la spada della miseria 12.000 di attacco con tutti gli incantesimi possibili, ma volete solo gli incantesimi per potenziarvi ancora un'arma ancora più potente? Tacchete. Avete il libro con tutto quello che volete disincantare. Come vedete poi c'è i disincantamenti costano meno degli incantamenti. Vedete? Quello lì costava 33 e questo costa 11. Gli incantamenti però sono rimasti. Comunque, questa era la mod di oggi. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo episodio insieme a Marcus Cron. Ciao belli!